Salve a tutti e bentrovati. Qui ci troviamo nel salotto di eh, Berta eh, Zuckenkald e, e insieme a lei troveremo eh, Rodin, troveremo mh, Klimt, troveremo eh, rappresentanti del modernismo eh, e anche autori come Arthur Schlinzer. E scrittori di questo calibro troveremo naturalmente Freud e anche Darwin quindi siamo veramente in buona compagnia chi scrive di loro e quindi chi io vi chiedo eh, di eh, poter leggere ma non solo anche proprio sfogliare perché è un libro bellissimo anche da un punto di vista ehm, delle illustrazioni ehm, Parliamo di Campbell, grande neuroscienziato che scrive questa opera L'età dell'inconscio. Siamo nella Vienna del XX secolo, tra il 1890 e il 1918, in questi salotti, questa atmosfera di grande fermento culturale dove abbiamo diciamo delle caratteristiche che riguardano soprattutto la corrente del modernismo che adesso andremo più o meno a eh, conoscere a grandi linee per darvi uno stimolo alla lettura spero ehm, ma le caratteristiche sono legate al sondare all'interesse e, e, e al sondare la mente umana come essa funziona in generale ma come eh, percepisce l'arte come noi eh, reagiamo di fronte a un'opera d'arte da un punto di vista eh, cerebrale e percettivo lo andremo a vedere abbiamo al centro la parola insight cioè eh, l'intuizione un qualcosa di irrazionale di profondo che infatti fa sì che viene Praticamente in questa epoca spazzata via, come fate finta, un grande cataclisma, tutto ciò che prima era bello, inteso come bellezza rifulgente, gradevole, amena, eh, splendente. No, abbiamo il bello in arte con il modernismo, vedremo, e poi con l'espressionismo ancora di più. Ehm, Esprime l'animo umano nei suoi risvolti, che possono essere anche atroci, terribili, angoscianti, deformi. Ehm... Perturbanti e tutto ciò penetra, penetra attraverso Freud e le pulsioni che vengono da lui sondate, studiate e quindi cambia, cambia il concetto di bellezza e, e, e altre profonde verità dell'animo umano. E che e, vedremo altro aspetto eh, stupendo è il coinvolgimento dell'autore con il fruitore, non abbiamo più il di un, ehm, di un autore, che sia uno scrittore, che sia un pittore o uno scultore che la dipinge, crea e gli altri sono, ehm, guardano, contemplano in modo passivo, ma qui c'è un vero e proprio coinvolgimento di anima, corpo, eh, mente e che viene proprio studiata, quale reazione ha sul fruitore l'opera d'arte. E siamo nel periodo proprio della Vienna di Maria Teresa d'Austria e di Francesco Giuseppe, e grazie a loro l'Università Viennese di Medicina eh, ha un balzo in avanti. Un balzo in avanti rispetto a tutte le altre. Era. Talmente avanzata che nel 1849 eh, Rokitansky eh, riesce come medico a, a definire eh, molto bene il concetto di diagnosi. Pubblica proprio un manuale di anatomia patologica, in cui si sottolinea proprio che alla base della cura vi è la capacità da parte dell'uomo, del medico, di comprendere la malattia e quindi poi di diagnosticare. Berta Zuckerkald era ehm, stata la fondatrice del Festival di Salisburgo, era una critica d'arte, una scrittrice, e, eh, moglie dello scienziato Emil Zuckerkald, eh, direttore della scuola di medicina, brillante professore di anatomia, e quindi vedete che già siamo in ambito scientifico, oltre che artistico e letterario. Il clima di fermento eh, fa sì. Eh, che anche mm... Anche questo autore di cui vi consiglio di leggere tutto, dalla signorina Else a doppio, uh, a doppio sogno, da cui è stato tratto il film con Tom Cruise, ehm, a uh, Fuga nelle tenebre, a Gioca all'alba, ehm, veramente eh, tutti meritano di essere letti perché qui si conosce quello che è il monologo interiore. Un modo altro quindi di porsi. E di essere poi coinvolti nella lettura del romanzo, cambia il concetto di romanzo, penetra l'onirico, penetra eh, proprio eh, l'elemento um, eh, dell'inconscio a pie pari e le pulsioni e la sensibilità. Qui io spendo sempre, se posso, due parole nei confronti delle donne, e in questo caso la sensibilità che Arthur, non, non voglio chiamarlo per cognome per non rischiare veramente di storpiarlo. Paurosamente, mi scuso ma io per eh, il tedesco proprio, ma in generale per le lingue, non eh, ci sono troppo, per le pronunce. Di Arthur eh, si mostra molto capace, sensibile, acuto nel eh, carpire eh, i risvolti della sensibilità dell'animo femminile e eh, le sue eh, pulsioni. Eh, ma non, non solo lui, chiaramente Freud, con, che fu tra l'altro un bravissimo scrittore oltre che viene ricordato come psicoanalista io voglio spezzare una lancia perché il romanzo dove parla di Dora di questo caso clinico che non a caso metto in relazione con, con Arthur perché la donna eh, qui in primo piano Dora in questo caso e le eh, e i personaggi eh, che si, si trovano in questi romanzi sono un po' diverse perché, per quanto eh, vengano messe in luce le pulsioni, eh, i desideri, eh, l'aggressività. In Freud viene trattato in modo un po'. c'è ancora un'ombra di iperbenismo, un po' giudicativo, che non sarebbe da lui, considerando ehm, le cose a cui è arrivato. E, mentre in Arthur, no troviamo una comprensione, una sensibilità, un'accoglienza, un dirci che la donna può e deve poter essere autosufficiente a livello eh, sessuale e anche a livello eh, di sfogare eh, le, sue, eh, le sue pulsioni, eh, anche, perché no, quelle aggressive che fino ad allora erano solo considerate eh, priorità. Eh, l'uomo e quindi una grande liberazione, una grande rivoluzione e cosa che viene fatta anche dai pittori modernisti. Klimt fu il leader riconosciuto di questo nuovo movimento modernista dell'arte viennese, fu pioniere anche per lo stile, fu il primo a rappresentare la sessualità femminile non reprimendo le modelle. Non è che prima eh, le eh, donne non venissero, eh, le modelle non venissero dipinte nude. Qui abbiamo Goya, eh, abbiamo eh, la Maya eh, desnuda e, e, e quindi abbiamo sicuramente un nudo del Giorgione, la Venere dormiente, il Tissiano, eh, Goya e poi infine Manet. Ma eh, in queste donne rimane eh, quella che è eh, l'idea dell'allegoria, del mito, eh, della dea, eh, della donna come simbolo e non la donna in sé in quanto tale in carne ed ossa, e, cosa che invece con Clint eh, avviene e, e rimane però anche. Ehm, un senso di, di grande raffinatezza eh, permane, non è mai eh, un, un tratto smaccato. Sarà che lui eh, aveva un padre decoratore o, orafo ed era molto legato, al, eh, affascinato dal periodo bizantino, dai mosaici, e quindi abbiamo l'uso dell'oro: queste figure che sembrano stagliarsi, ma nello stesso tempo anche rimanere. Ehm, A volte da un, una, uno sfondo, uno sfondo floreale come avviene nella Dele o uno sfondo dorato come eh, avviene nella eh, Giuditta. Meraviglia, meravigliosa. E, e quindi rimane questa idea di donne reali, certamente, e, mh, carnali, ma in modo raffinato, dove vengono eh, comunque mostrati a aspetti intimi, profondi, anche aggressivi, perché qui abbiamo la Giuditta, eh, Giuditta Oloferne, che è già dipinta dal Caravaggio eh, e qui eh, però lo ritroviamo in modo molto diverso. Eh, questa stilizzazione, questi, eh, questi fondi dorati, questa raffinatezza, nulla tolgono all'intensità della figura femminile. Eh, un altro aspetto che vi voglio far notare perché Candel ce lo dice nello spiegare sono le mani. Eh, oltre al tratto del viso, alla ritrattistica che prenderà sempre più piede, anche le mani esprimono l'animo umano. Perché una delle caratteristiche del modernismo, ma in generale dell'attenzione che in questo periodo si fa al. Um, alla persona, allo studio eh, dell'uomo in tutte le sue sfaccettature, sono proprio gli elementi irrazionali, inconsci, che interessano particolarmente, che vengono indagati e in pittura attraverso i tratti della fisionomica, la ritrattistica, il, la parte eh, superiore del viso e quella inferiore, la bocca e gli occhi in particolare e poi i movimenti eh, e la, e la postura eh, delle mani soprattutto. Giuditta è una femme fatale eh, dove gli aspetti seduttivi si mescolano con quelli distruttivi, si fondono amore e morte, stanatos che troviamo così presente in, eh, in um, Freud, eh, seduzione e assassinio. Eh, anche le donne, come gli uomini, sono protagoniste finalmente anche eh, di eh, quelle che possono essere pulsioni che fino allora quasi non si potevano permettere, dovevano per forza reprimere. Addirittura si pensava che non dovessero averle le donne e che invece sì. Viene detto che la donna prova pulsioni, sentimenti, desideri anche verso il proprio corpo di autosoddisfazione del, di se stessa e anche purtroppo quelli aggressivi, ma esiste anche questa gamma e questa viene sondata e dipinta. E Anche Kokonshka. Kokonshka viene fortemente influenzato da, da Klimt. All'inizio eh, riprende mh, il fondo decorativo eh, di Klimt e poi pian piano però eh, vi si distacca. Qui eh, abbiamo mh, questa opera, I ragazzi sognanti, una litografia colorata, una illustrazione densa però già di quelli che sono quegli elementi eh, del nudo ehm, se, di una sensualità eh, che è qualcosa di ehm, eh, molto più, più forte più di impatto le pennellate sono corte i tratti sono esagerati deformati vi è una profonda drammaticità delle figure che eh, poi si ritrova ehm, Qui, per esempio, in questi nudi. Eh, anche i colori, notateli, quindi abbiamo eh, dei colori che aumentano la drammaticità di queste figure, quasi perse in un, in un vuoto. Eh, che rende proprio la solitudine, ehm, gli occhi, le mani, i tratti del viso, l'elemento ehm, emotivo molto molto forte, una sensazione che coinvolge eh, la, eh, il fruitore. Anche qui abbiamo veramente una rivoluzione, perché non abbiamo nel concetto di bellezza non più solo eh, l'arte deve essere bella e quindi qualcosa di ameno, di gradevole, ma L'arte può essere brutta, deformante, sconvolgente, eh, perturbante, angosciante, ma coinvolge eh, il fruitore, che non è solo un, uh, un individuo passivo che contempla, che ammira ciò che l'autore ha fatto, ma uh, ne è profondamente coinvolto. E allora Abbiamo questi elementi che poi si acutizzeranno con Munch, con gli espressionisti, eh, dove veramente eh, si hanno dei tratti eh, e delle, dei colori che diventano sempre più simbolici ed intensa eh, drammaticità. Ehm, dove eh, si sì, vuole mettere in luce proprio eh, ciò che fino ad allora non era emersa, la caratteristica dell'inconscio, dell'irrazionale, le paure, ehm, i, i moti conflittuali, il Gombrich eh, dice che ciò disorientò il pubblico e col modernismo, ma poi vedremo soprattutto con l'arte espressionista, e ciò non fu tanto per per la deformazione della natura quanto per la violenza fatta alla bellezza questo voler imbruttire non idealizzare distorcere ehm, questi troncamenti questi elementi anche di eh, dispaisamento eh, vi faccio vedere anche di coconsca il ritratto in, cre in creta grezza Colorata tempera, guardate, ecco questo volto, i tratti di questo volto, la profonda violenta drammaticità, quasi una, una pittura, una scultura di nervi, di scalpello. Quanto era eh, raffinato Klimt quanto Kokonshka diventa invece. Ehm, Duro, rozzo, quasi eh, ci proprio ci vuole strappare ehm, un qualcosa, smuovere un qualcosa dentro, ribaltare all'estremo. Scandaglio della, della, della se, sessualità, anche. E quindi cerca di rendere la sua arte veritiera, incisiva, dalla creta cruda anche come tecnica, il rosso, il blu, le palpebre, la faccia, i capelli, per dare proprio, rendere questa, um, queste emozioni eh, così, così forti. Una violenza fatta alla bellezza, dice Gombrich, questo sconvolge. Nella società, e ancora abbiamo eh, questo ritratto di Ernest Reynolds. Guardate, guardate la finezza eh, psicologica. E Kokoschka scrisse: Il ritratto di Reynolds, un dipinto particolarmente importante per me, contiene un dettaglio che finora è stato trascurato: nella fretta ho dipinto solo quattro dita della mano ecco la mano diventa sempre più importante per esprimere le emozioni e qui si parla di ehm, quattro dita della mano appoggiata sul torace ho forse dimenticato il quinto dito si chiede in ogni caso non ne sento la mancanza per me era molto più importante gettare luce sulla psiche del mio modello piuttosto che numerare dettagli come cinque dita, due orecchie, un naso. Quindi questo giocatore in trans, come viene rinominato, è talmente distorto nella sua sensazione psicologica che eh, viene eh, tolto un dito, eliminato un dito, ma questo nulla toglie, anzi aggiunge a ciò che è um, l'intensità, la drammaticità, quello che voleva che voleva rendere eh, l'autore e ancora, ancora altri che vi fanno capire anche dalla scelta dei colori dal, dai lineamenti delineati in rosso per soggerire le vene, i, van, i vasi sanguigni, e, e questo, questo tipo di pennellata quasi ruvida, graffiante, guardate! Che dà una forte intensità eh, emotiva. Eh, una una grande idea di, di follia di psicosi di angoscia di insonni di solitudine una pittura di nervi viene detta una pittura dell'anima fino ad arrivare eh, addirittura a toccare un tema eh, abbiamo detto la donna eh, ma to toccare un tema ancora eh, più estremo che è quello della sessualità dei bambini e vi mostro un dipinto che apparentemente sembra molto tranquillo, ma solo apparentemente. Qui c'è già eh, un modo altro di eh, trattare eh, l'infanzia. Kokoschka utilizza le mani per rappresentare gli impulsi istintivi dei bambini. I bambini sono ritratti. Come se combattessero con la loro attrazione reciproca e con il conflitto che questa attrazione suscita in ciascuno di loro e tra i due. Il bambino è visto di profilo mentre guarda intensamente la bambina, la quale se ne sta sdraiata sulla pancia, sollevandosi sui gomiti, eh, per guardare in faccia lo spettatore. E la mano sinistra del fratellino si avvicina alla mano destra della sorellina, che è stretta in pugno. E Gombrich, sempre come grande critico d'arte, vi consiglio: ve lo consiglio, eh, commenta nel passato un bambino in un quadro doveva apparire grazioso e contento. Gli adulti non volevano saperne di dolori e angosce infantili e si adombravano se questi venivano ricordati, ma Kokonska non voleva piegarsi a queste esigenze convenzionali. Sentiamo la profonda simpatia e compassione con cui ha guardato a questi bambini. Egli ne ha colto la pensosità, il carattere trasognato e la goffaggine dei movimenti e le disarmonie dei corpi in sviluppo. La sua opera è più simile al vero mh, proprio per quello che le manca di esattezza convenzionale. Quindi, non si voleva la perfezione dei tratti, non si voleva l'esattezza, al punto da sacrificare un dito. Abbiamo visto prima di eh, in un ritratto il dito di una mano. E anche qui, anche qui, è l'intensità, è la, eh, lo struggente abbandono dei due corpi infantili che eh, viene così eh, in modo così evocativo suggellata e l'ambiguità eh, in pittura l'ambiguità eh, è un altro elemento che eh, mi interessa qui e che mi ha interessato in questo libro e che quindi voglio segnalarvi eh, un aspetto veramente l'elemento dell'ambiguità dell'illusione che l'arte ehm, evoca e, e anche eh, richiede, e anche dico di più esige. Eh, questa esigenza polisemica che si ritrova non solo in pittura eh, nelle figure ambigue, in quello che noi vediamo visivamente, ma l'ambiguità la troviamo nella traduttologia, in un, vi richiamo a un altro video, la troviamo a quella che è una ricchezza polisemica in poesia che porta ermeneutica, che porta interpretazione di, una, di un testo. E la psicologia della Gestalt in cui Periodo proprio ci richiama a quelli che sono gli elementi di differenza tra il tutto non è uguale alla somma delle parti. E quindi nelle immagini ambigue famosissime, il vaso di Rubin eh, per esempio, o l'anatra coniglio, eh, vengono studiate le eh, reazioni degli uomini che eh, devono. Uh, il cervello umano deve come scegliere tra la figura o tra lo sfondo, eh, tra ehm, un guardare una cosa o guardare un'altra, quindi o vedi i volti o vedi il vaso, nel caso del vaso di Rubin, oppure l'anatra coniglio, e, e quindi ehm, vengono studiate anche qui le modalità visive, percettive, illusorie, Ambigue e queste illusioni o costanti percettive, l'analisi globale mh, e, e o delle singole parti, il tutto, come dicevo, non è la somma delle parti, ehm, vi è un elemento di mh, decostruzione in cui le neuroscienze sono proprio chiamate per cercare di capire che cosa entra in gioco, quali aree del cervello entrano in gioco. E quindi qui, senza starmi troppo a dilungare, però vi richiamo anche a quelle tavole in cui non più solo legate a raffiguranti opere d'arte, ma la parte, la sezione Scientifica delle neuroscienze dove si vedono le parti del cervello deputate eh, alle varie per, percezioni e, e vengono studiate dagli evoluzionisti, eh, da, da Freud stesso e ehm, eh, da Darwin. E si parla eh, proprio anche di eh, emozioni particolari, addirittura a coppie. Darwin individua coppie di emozioni primarie, la felicità e la paura accoppiate eh, la eh, rabbia nelle sue varie sfumature ehm, oppure ancora un disgusto che può diventare ribrezzo o noia la felicità che può diventare estasi quando è totale o eh, diventare un sentimento più sereno più quieto e quindi richiamarsi alla serenità eh, la paura che diventa apprensione o o terrore vero e proprio che paralizza e così via. E i neuroscienziati hanno inoltre scoperto che il cervello umano dedica grandissimo interesse, spazio e tempo al riconoscimento del volto. Il neonato riconosce per primo i volti e ha interesse per essi. Più di ogni altro oggetto che gli vie, eh, che viene posto. E, eh, Ekman, eh, studioso delle espressioni eh, facciali, eh, dice proprio che eh, eh, le emozioni vanno a confluire dove? Vanno a confluire nella parte superiore e inferiore del volto, e come la paura, la tristezza nella parte superiore e, e mentre in quella inferiore abbiamo eh, la felicità. La rabbia o il disgusto, quindi mh, come magari eh, la bocca viene, viene posta. Ancora un'altra curiosità che vi, voglio, che vi voglio segnalare è che eh, spesso si, eh, eh, ci si è interrogati sul eh, concetto di bellezza e, e viene detto: eh, ma sono le mode che influenzano, eh, invece no. Non sono le mode che influenzano, ma eh, sembra dai neuroscienziati che sia la natura. Eh, geneticamente noi siamo attratti, indipendentemente dalla moda, ma in modo universale, dal eh, certi tratti. Eh, nell'uomo il viso più lungo la donna le labbra carnose gli occhi grandi perché questi determinano eh, dei segnali di salute di essere eh, più resistenti alle malattie quindi eh, più adatti donnei a procreare e quindi che sia proprio la nostra natura di primati a um, Determinare anche ciò che riteniamo bello da cosa invece non lo è, come per, eh, per la, la donna la eh, mascella troppo prominente non è considerata bella e, e quindi molto importante questo. Molto importante anche poi capire, saper leggere, essere empatici anche per quanto riguarda le espressioni del volto, cosa che, cosa che gli au, eh, chi è affetto di aut da autismo non riesce a fare a interpretare. E questo poi è un codice che, eh, di cui si è deprivati eh, proprio da un punto di vista cerebrale e, e, e questo determina poi un'incapacità di saper interpretare, leggere, relazionarsi con le emozioni altrui. Tornando all'opera d'arte e al suo eh, rapporto e impatto eh, emotivo, eh, vediamo che abbiamo anche, arriviamo al, um, all'essere talmente eh, coinvolti, talmente eh, presi eh, dal corpo eh, che eh, il corpo diventa... Eh, Diventa un qualcosa ehm, non eh, più solo in termini sociali, ma diventa un, un modo per esprimere la propria solitudine, i propri orrori, le proprie follie, i propri perturbamenti. E qui abbiamo Egon Schiele. Abbiamo queste figure eh, di, eh, di nudi, ehm, l'ansia, eh, una sensazione di ansia eh, tale che viene testimoniata anche dalla produzione che lui fa. Ehm, dovete pensare che ehm, in soli 28 anni di vita riesce a produrre più di 300 opere e quindi molto ansioso molto ehm, proprio impegnato intensa la sua la sua vita dove mostra se stesso come un disadattato sociale come una sorta di giullare di disturbato eh, dove le figure sono esagerate sono spettrali ehm, spasmodiche le dita allungate ehm, come se la mano uh, fosse deformata e dove si esprime contratti rozzi eh, si esprime che cosa? Un, un qualcosa di perverso di bieco eh, di folle, una carnalità eh, deformata della pazzia eh, del, eh, del disadattato eh, di colui che eh, si dedica ad attività masturbatorie compulsive, quasi a voler sfogare un'aggressività, un, un malattia essere un'angoscia, una solitudine, un senso di, di annientamento. E per arrivare, però, anche a, a dirvi: vedete anche qui le modelle, questi sono più famosi. Una Forte polemica anche nei confronti sembra che lui abbia avuto problemi anche con la giustizia perché eh, faceva posare modelle minorenni. E mh, vi richiamo comunque al libro. Non sto a entrare qui nei particolari anche per non dilungarmi ancora ulteriormente. Ma un altro aspetto che volevo mettere in luce per concludere è l'ironia: l'ironia. Quindi è vero, c'è questo esponente. Aspetto così eh, deprimente, così angosciante, così perturbante, ma eh, rimane anche la possibilità di eh, giocare con queste emozioni, con questi tratti emotivi. E qui fa il verso al bacio di Klimt e qui abbiamo il, ehm, il verso blasfemo eh, della monaca e del cardinale. Dove vi è questo elemento eh, ironico che è, che è comunque presente in pittura? La capacità sempre di poter anche ridere di se stessi, anche negli aspetti più turpi che più ci spaventano. E, e infine concludo con questo romanzo. Dove il protagonista Robert ci eh, coinvolge totalmente, qui proprio per dire come in questo monologo interiore eh, il lettore venga. Veramente eh, a far parte della narrazione e di tutte quelle lucubrazioni ossessive in cui Robert eh, si trova più, calato in una dimensione onirica in cui non riesce più a distinguere quello che era realtà da quelle che sono fantasie, soprattutto la paura eh, di impazzire, tanto che tanto fa e tanto dice che mh, strappa una promessa al fratello medico che all'inizio non lo prende sul serio, invece lui dice: No, devi, devi, nel caso, nel caso in cui la mia pazzia diventi a dei livelli talmente elevati, parossistici che io perdo completamente il senno, tu devi sopprimermi, uccidermi e gli strappa una promessa scritta. Ma non solo, anche qui abbiamo detto la donna la figura di donna e qui ce ne abbiamo diverse eh, che lui incontra e, e un altro elemento molto importante è invece quello del esaminarsi allo specchio e qui troviamo eh, l'elemento dello specchio che ritroviamo anche in Pirandello lui viene paragonato non a caso viene detto un Pirandello austriaco eh, ma ehm, questo esaminare i tremori delle palpebre, i tratti, ehm, per coglierne quelli che sono segni, eh, segni, diagnosi di pazzia, di malattia, ehm, la paura, il, il disgusto, la rabbia eh, e, e, e ancora l'elemento di ambiguità. Che eh, comunque lo specchio eh, rimanda, eh, e lo ritroviamo anche in alcuni dipinti. Eh, lo ritroviamo eh, in Vermeer, lezione di musica, signora al virginale e gentiluomo. Eh, dove eh, si parla proprio di ehm, una giovane donna di spalle che eh, dall'angolazione della testa sembra che i suoi occhi fissino le mani che si muovono sulla pastiera, invece no, dallo specchio si capisce che ehm, l'angolo degli occhi della donna attraverso lo specchio ci mostra dove veramente guardano, cioè guardano all'uomo. Quindi, lo specchio è disvelatore di una realtà altra e sempre coinvolge lo spettatore perché gli permette di carpire delle realtà diverse, così come avviene nel magnifico quadro della Las Meninas, le Damigelle d'Onore di Velázquez di Velázquez, dove abbiamo diversi piani, addirittura anche quello dello spettatore che viene mm, a interpretare, a chiedersi, a chiedersi mm, proprio ma eh, l'autore il pittore Velázquez cosa voleva fare? Velázquez usa lo specchio per introdurre infatti l'ambiguità in pittura. E stiamo vedendo un riflesso della tela che l'artista sta dipingendo? Oppure stiamo vedendo un riflesso del re e della regina in piedi fuori dallo spazio del quadro? L'ambiguità di ciò che lo specchio rappresenta e la sua presenza dominante nel quadro dove Velasquez porta in primo piano nella mente dello spettatore l'atto del rappresentare rende lo spettatore cosciente del processo attraverso in cui l'arte esprime l'illusione eh, della realtà l'illusione che il dipinto sia il mondo reale piuttosto che una rappresentazione artistica di esso e quindi eh, vedete quante quante cose quanti elementi io vi consiglio veramente di farvi eh, avvolgere di farvi ehm, ehm. Proprio condurre da uh, queste ricerche della neuroscienza, da Candel, che per oltre 50 anni si dedicò alle neuroscienze e nel 2000 venne insignito del premio Nobel per la medicina, studiando in particolare i meccanismi della memoria e in generale il funzionamento del cervello. E, e per finire concludo dicendo che eh, oggi ho avuto la possibilità e quando ce l'ho sono contentissima e spero che anche voi apprezzerete questo di poter far dialogare ancora una volta il concetto di bellezza con le arti, con gli elementi, quelli estetici della pittura, della scrittura eh, e unificando e i facendo intersecare scienza, biologia, evoluzionismo, psicoanalisi, medicina, eh, la sensibilità percettiva delle arti e quindi eh, del pensiero umano, perché no anche degli elementi filosofici che sono sempre sottesi eh, a ogni indagine. Alla prossima, grazie.